Dunque ragazzi, io ho messo Juve a Pro Piacenza 3-0 a tavolino, ma non è ufficiale e magari lo sarà nei prossimi giorni. E non va bene questa cosa qua ragazzi, dai. Cioè onestamente, per quanto sono convinto che questi 3 punti potrebbero anche far comodo alla Juve Under 23, però non è una cosa bella, voglio dire, vincere così è squallido, ma non è squallido per la Juve, è squallido proprio per... Cioè, alla fine io dico solo una cosa, è stato criticato l'inserimento delle squadre B. Molti politici del calcio hanno criticato la scelta delle squadre B, però alla fine vedo molte squadre che fanno fatica ad andare avanti. Cioè, tra l'altro sono anche d'accordo con i giocatori della propria Piacenza, li capisco, perché cioè, giochi già in Lega Pro, non hai gli stipendi della Serie A. E ti trovi con praticamente un proprietario che non ti paga da agosto. Cioè, io capisco anche che tu abbia voglia di scioperare, e ci sta. Però ecco, ci rimette il campionato. Anche perché adesso mettiamo caso che la Pro Piacenza riesce a essere venduta domani. Facciamo un esempio. E dalla settimana prossima i giocatori percepiranno regolarmente gli stipendi e cominceranno di nuovo, ricontinueranno a giocare. Ricominceranno a giocare. Non va bene. Questa cosa qua non va bene perché comunque... Queste 2 partite perse dalla Pro Piacenza a tavolino pesano perché comunque falsano una classifica, nel bene o nel male. L'hanno falsata con la Pro Vercelli, l'hanno falsata oggi anche con la Juve Under 23. È chiaro che poi la Juve Under 23 non era in trasferta, quindi ha praticamente fatto allenamento, però l'arbitro comunque è uscito e si è fatto un po' di allenamento da solo, la Juve si è allenata, insomma, però capite anche voi che... È una cosa molto brutta. Oggi io ho visto la partita, cioè partita, ho visto il riscaldamento e vi devo ammettere che ho provato un senso di, come posso dire, un senso di squallore un po' in questa cosa. Ma chiaramente la Juve se ne ha approfittato, ho fatto un po' di allenamento, di un po' di riscaldamento. Però oggettivamente così le cose non vanno. E mi auguro che la Pro Piacenza riesca a ritrovare sicuramente la serenità, perché è una squadra che comunque noi tutti conosciamo il Piacenza per la Serie A, però anche la Pro Piacenza ha una storia importante e non merita questo, ecco. E niente ragazzi, c'è solo da sperare che, come ho detto, che questa cosa cambi. Quindi io ho messo il 3-0, adesso credo che non è ufficiale, ma verrà ufficializzata a breve, perché comunque e comunque alla fine credo che questa è una partita da 3-0 a tavolino, visto che non si è presentata come è stata quella con la Pro Vercelli. E alla fine dunque questo 3-0, ripeto, farà comodo un po' alla Juve alla fine, perché comunque allontana la Juve dalla zona retrocessione. Però ecco, c'è questa amarezza che non riesce a farti gioire, perché quando vinci a tavolino perde il calcio, soprattutto quando vinci a tavolino per una squadra che rischia veramente di non completare il campionato. Quindi, boh, ragazzi, io chiudo qua il video, anzi, sono anche troppo per le lunghe. Speriamo solo che le cose si risolvino il prima possibile, perché oggettivamente così le cose non possono andare avanti tanto. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!